Allora, ragazzi, no, non siamo tornati a Tbilisi, siamo sempre a Gliwice. Lo so che sembra che 2 anni non siano passati. Lo so, è passato tanto tempo, ma un tempo velocissimo, una frazione di secondo. Una frazione di secondo e Maria Iside è ancora qui con noi. Sono sempre qua. Ciao a tutti. Come mai sei qua quest'anno? Che cosa ti porta qui a Gliwice? Allora, quest'anno ho deciso di venire qui in Polonia per sostenere Marta, ovviamente, e sono molto contenta perché posso rivivere questa esperienza da un'altra prospettiva, però è sempre una bellissima emozione tornare a vedere tutte le telecamere, tutti i ragazzi, tutta l'integrazione, bellissimo. È vero, sì, è un mondo bellissimo. Tu darai i voti per l'Italia. Hai Certo. fatto già le prove o le stai per fare? No, devo ancora farle, tra mezz'oretta circa. Come ti senti a fare la spokesperson? Beh, dai, importante, devo riferire i punti, insomma. Ok, perfetto. Senti, allora, rinfreschiamo la memoria, la tua canzone Scelgo, bellissimo testo, bellissima musica, una cosa meravigliosa. E da allora, raccontaci i passi che hai fatto. Allora, appena tornata, ho preso un attimino di ferie, mi sono riposata un po', poi ho partecipato a un altro concorso, questo settembre qua, lo scorso settembre, che si chiama Top Voice Italy, è un concorso simile a questo, simile tra virgolette, perché era una cosa molto molto più piccola, però comunque c'erano sempre altri partecipanti, altre persone che venivano comunque da tutta Europa. Poi ho cantato con la mia insegnante di canto, ho fatto vari stage, uno a Natale, uno quest'estate, quindi dai, ho lavorato abbastanza. Accidenti, ma e nel frattempo trovi anche il tempo di andare a scuola? Sì, abbastanza. Ho scelto una scuola un pochino difficile, ho scelto il classico, però comunque ce la sto facendo, sono riuscita bene ad organizzarmi con i tempi, scuola, sport, canto, uscite con gli amici, diciamo che ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mamma mia, mi sento stanca solo a sentirne parlare, sei fantastica. Senti, Marta l'hai già incontrata? L'ho già incontrata, l'ho incontrata in hotel e poi l'ho vista mentre faceva le sue prove sul palco, è così piccolina, su quel palco enorme, è piccola così, però è bellissima, è bravissima. E le canzoni degli altri bambini le hai sentite? Le ho sentite tutte, ovviamente ho le mie preferite, posso dirle, oppure allora, una delle mie preferite è quella dell'Australia. Poi la Francia mi piace molto, devo dire. E poi abbiamo il Kazakistan, l'Olanda, vabbè, ma l'Olanda è Il Olanda. lupo d'Olanda è sempre molto. L'Olanda è. E poi basta. Poi le altre ovviamente sono tutte molto belle, queste erano le mie preferite. Ok, senti però, adesso devi prepararti per il tuo Lo compito, so, lo quindi. so. Dirò tutti i miei bei punti, E sono molto carica. quindi tranquilla, ti lasciamo andare perché se ti teniamo qui 3 ore a chiacchierare, poi se ve lo immaginate, dov'è finita Maria Elisa? Dal palco? No, non è il caso. E niente, dai, mandiamo un saluto a tutti gli amici italiani e poi gli diamo appuntamento a domenica. Certo, ciao a tutti, mi raccomando, tutti sintonizzati alle 4:30 su Rai Gulp. Ciao! Ciao!